Cari amici di Volto e Ring, benvenuti in questo nuovissimo video della Universe Mod su WWE 2K20. Siamo in una nuovissima puntata di NXT, puntata veramente super, che partirà subito con il match per il titolo femminile di NXT tra la campionessa in carica Brooklyn Von Braun e la sfidante Toni Storm. Dopo un super pareggio di settimana scorsa, oggi avremo la resa dei conti definitiva e poi super main event. Easyfree difenderà il titolo di NXT dall'assalto di Finn Balor e poi tantissima altra azione nel corso di questa super puntatona. It is the show that has changed superstars' lives. This is NXT. The future is here and the future is now. Eccoci qua, partiamo subito appunto col match per il titolo femminile di NXT. Toni Storm contro la campionessa Brooklyn Von Braun, a seguire un promo di Shane Thorne. Eccoci qua ragazzi, si parte subito. Toni Storm all'attacco. Un turn heel di Toni Storm che ha fatto davvero molto scalpore, così come la sua super vittoria abbastanza netta contro Paige nell'ultimo takeover. Eccoci qua. Di nuovo sul ring, sempre Toni Storm all'attacco. Brooklyn Von Braun fa fatica a reagire. Big boot. Northern Light Suplex. Match per il titolo veramente super in apertura di puntata. Vi ricordo che questa domenica si terrà Extreme Rules, sempre qui su questo canale ovviamente, dove scopriremo tanti verdetti importanti, da cui il verdetto che vedrà lo sfidante per Brock Lesnar di SummerSlam tra Drew McIntyre e Randy Orton. Intanto Brooklyn Von Braun reagisce, un superplex di quelli magistrali, però niente, Toni Storm continua a contrattaccare. E poi tra gli altri match di punta sarà anche Roman Reigns contro The Fiend Bray Wyatt. Intanto Toni Storm controbatte agli attacchi di Brooklyn Von Braun, un match che sta diventando un po' più equilibrato adesso. Da ambo le parti ci sono dei buoni contrattacchi, però la sfidante sembra essere un po' più avvantaggiata. Brooklyn Von Braun che a takeover vi ricordo che aveva sconfitto Shayna Baszler. Intanto Toni Storm vola dalla terza corda, elbow drop di quelli pesantissimi. Attenzione, cosa vuole fare adesso? Colpisce Von Braun fuori dal ring, German suplex. Mamma mia ragazzi, che manovra di Toni Storm. Attenzione ora, Irish Whip vicino ai gradoni d'acciaio e ritorna sul quadrato. L'arbitro inizia a contare, però Toni Storm dovrebbe ricordarsi che non si vince per count out il titolo. Intanto però Brooklyn Von Braun sta cercando di rialzarsi, attenzione. Riesce a rialzarsi a fatica, torna sul quadrato, la Storm la coglie sul ring, ma niente. Subisce un Irish Whip. Attenzione, pugno di Von Braun. Toni Storm è a terra, adesso viene rialzata. Un calcio di Von Braun ancora. Toni Storm è a terra. Attenzione però, reagisce. Aia, colpisce il braccio di Brooklyn Von Braun. Storm Zero,
in esecuzione adesso. L'ha eseguita con successo. 1, 2 e 3, ragazzi. Toni Storm, in modo letteralmente scioccante, sconfigge Brooklyn Von Braun e diventa la nuova campionessa femminile di NXT, un match dominato per larghissimi tratti. Match abbastanza rapido, non ce l'aspettavamo, un avvio così shock di puntata. Da rivedere il replay, mamma mia, che impatto. Ecco qua, Toni Storm può esultare, è lei la nuova campionessa femminile di NXT, ragazzi. Match da 3.5 stelle, grandioso. Che avvio di puntata. Intanto passiamo subito al prossimo segmento della serata, che vede un promo di Shane Thorne, che inizia ora. Eccolo qua, è già sul ring, ragazzi. State zitti, state tutti zitti. Voi peccoroni non riconoscereste il vero talento neanche a sbattervelo in faccia. Lo stesso vale per quei poveracci nel backstage che pensano di comandare la baracca. A quanto pare ormai l'unico modo che ho per farmi sentire è salire sul ring. Quindi, eccomi qua. Quando sono approdato nella WWE pensavo che mi avrebbero accolto col tappeto rosso e il rispetto che merito. Invece sono costretto a visitare discariche come questa città e esibirmi come un animale ammaestrato. Questa storia finisce ora, da adesso in poi sarò padrone del mio destino, alla faccia vostra. There's a superstar who doesn't lack confidence. Davvero c'è qualcuno nello spogliatoio che pensa di essere alla mia altezza? Ah, prenderò a calci nelle chiappe quegli arrogantelli. Avanti, malatemi anche i migliori, li stenderò tutti. Coraggio, sono disposto ad affrontare chiunque. Fatevi avanti, razza di falliti. Ok. C'è qualcuno nel backstage che non è d'accordo? Beh, chiunque sia può baciarmi le chiappe. Dico sul serio, che venga pure qua e me le baci. Tanto ci sarà abituato. Se avessi un dollaro per ogni persona che ho convinto stasera, ne farei un bel mucchio sul ring e li darei fuoco per eliminare i vostri repellenti germi. Beh, sapete che vi dico, adesso me ne torno in albergo a farmi una doccia. E che dire, un promo abbastanza di cattiveria e arroganza da parte di Shane Thorne, che vedremo impegnato più tardi in azione contro El Mago Junior. Intanto però torniamo subito ad un nuovo match, Matt Riddle contro Tony Nese, e il match, inutile dirlo, come sempre inizia ora. Ecco qua, ragazzi, parte subito alla grande Tony Nese con un braccio teso. Che match, ragazzi, tanti muscoli e tanta rapidità in questo super incontro. Intanto Tony Nese subisce gli attacchi di Matt Riddle e si rifugia fuori dal ring per poi scagliarlo contro l'apron ring. Intanto l'ex campione del mondo dei pesi leggeri continua a infierire Irish Whip sui gradoni ai danni di Matt Riddle. Intanto l'arbitro inizia a contare, i due continuano a menarsi. Attenzione, Tony Nese vuole eseguire una powerbomb. Aia, vicino alle transenne del pubblico. Mamma mia, che avvio di match. Intanto l'arbitro conta, Tony Nese rientra sul ring ma ne riesce per interrompere il conteggio dell'arbitro. Rialza subito Matt Riddle, Irish Whip, e lo rimette sul quadrato. Continua il match dentro al ring. Attenzione, mostra l'indebolimento alla coscia. Un calcio al petto, uno stomp alla gamba. Ancora una serie di calci ripetuti al petto di Tony Nese.
Irish Whip invertita adesso da Matt Riddle, che lo scaglia nella zona delle prone ring, lo riscaglia sul quadrato. Tony Nese si tocca la schiena ma riesce a rialzarsi, braccio teso poderoso, e vuole volare dalla terza corda. Ragazzi, attenzione, cosa vorrà fare? Mamma mia che moonsault, ragazzi. Prova lo schienamento, vuole chiudere subito. Titoli di coda, attenzione. Uno. Niente. Matt Riddle non ne vuole sapere, si rialza. Attenzione, placcaggio in stile football. Una serie di pugni in testa. E Matt Riddle prova subito una super reazione, ma viene contrastato da un pugno e un braccio teso di Tony Nese, che vuole continuare a infierire. Che match, ragazzi. Attenzione, Matt Riddle esegue un suplex in versione exploder dopo aver parato un tentativo di calcio di Tony Nese. Adesso una serie di calci al petto, attenzione. Mamma mia, ragazzi, ecco qua, è l'ultimo della serie, arriva dritto sulla nuca. Mamma mia, ragazzi, adesso lo rialza, un altro calcio in testa. Matt Riddle adesso è in fase di dominio, una serie di chop ripetuti al petto, sberle, calci in testa. Tony Nese si rifugia fuori dal ring, Matt Riddle lo insegue ma cade nella sua trappola. Suplex. Tony Nese adesso si posiziona sulla zona dell'apron ring e vuole tuffarsi. Niente, il lancio va a vuoto. Esegue uno spezzaschiena. Attenzione, Irish Whip. Aia, Matt Riddle finisce sul palo esterno del ring. Aia, un altro impatto, sempre lì dove fa male, alla testa. Tony Nese ancora, body slam. Matt Riddle resta a subire. Attenzione, mamma mia che manovra, ragazzi, dalla terza corda di Tony Nese, che si getta fuori dal ring. Mamma mia, ragazzi, tanta roba in questo match. Attenzione, l'ex campione dei pesi leggeri sale sulla terza corda, è pronto per un altro moonsault, forse quello definitivo. Prova a chiudere. Uno, due, e niente. Kick out ancora di Matt Riddle, ma Tony Nese non ne vuole sapere, lo rialza subito, attenzione. Vuole subito eseguire la sua mossa speciale, guardate che tipo di manovra peculiare. Schienamento. Uno, due, e niente, ragazzi, ancora Riddle vuole restare in gioco. E Tony Nese invece è pronto a chiudere. Vuole salire sul paletto, là dove è il punto più alto per lanciarsi. Ed esegue la sua finisher. Splash a 450 gradi. Mamma mia, ragazzi. Guardate che manovra di Tony Nese. Prova lo schienamento. Uno, due, e niente. Ancora. Matt Riddle si rialza, Tony Nese sgrana gli occhi, incredulo, si lamenta con l'arbitro, gli chiede: oh, ma che stai facendo? Era 3, e l'arbitro gli dice che era 2. Intanto prosegue la furia di Tony Nese, continua a menare Matt Riddle. Attenzione, una serie di pugni, vediamo in dove vogliono arrivare. Attenzione, prova un body slam, ma ha dolore alla schiena. Matt Riddle reagisce, ginocchiata in faccia. È pronto a chiudere Riddle. Attenzione. Niente. Tony Nese inverte tutto. Sgambetto. Matt Riddle finisce a terra. Braccio teso in rincorsa. Attenzione. Elbow drop in rincorsa di Tony Nese. Un secondo ancora. Attenzione. Si carica. Tony Nese è pronto a chiudere. Attenzione. Di nuovo. Vuole prendere. Sollevare. Matt Riddle, attenzione, lo schianta a terra con la sua manovra speciale. Uno, due, e niente. Ancora Matt Riddle si rialza. Tony Nese è infuriatissimo, si lamenta con l'arbitro. Attenzione, vuole riprovare la 450 splash e vuole chiudere il match finalmente. Ecco qua, schienamento. Vediamo se stavolta va a buon fine. Uno, due, e tre, ragazzi, Tony Nese vince questo super incontro contro Matt Riddle. Che incontro, ragazzi. You can bet Riddle.
watching this move during his next training camp. He ain't playing here. Almost forgot about this one. Tremendous showing tonight for Tony Nese. Proving that he's more than just a chiseled body, Tony Nese grabs the win. What a match that was, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. Che match, 3.5 stelle, grandioso e anche secondo noi super match. Adesso passiamo sempre ad un altro incontro interessante. Shane Thorne contro El Mago Junior e il match ovviamente inizia ora. We're ready to go, folks. Time to get this one started. When I looked at the card for tonight, this attenzione, Shane Thorne parte subito a scoppio. Nelle ultime settimane ha davvero parlato tanto, ha fatto pochi fatti, però i pochi incontri che ha fatto devo dire che li ha vinti in modo abbastanza convincente. Oggi un altro test per lui contro El Mago Junior. Intanto Shane Thorne vuole subito passare davvero all'azione pesante. Elbow drop dalla terza corda fuori dal ring, mamma mia. Incontro. El Mago Junior al momento prova una reazione che però stenta ad arrivare. Shane Thorne vuole continuare a infierire in modo veramente prepotente. Però subisce una hurricane rana di El Mago Junior e si rifugia fuori dal ring. Attenzione, i due si avvicinano alla rampa. Cosa vuole fare Tony Shane Thorne? Back suplex. Attenzione, prova un calcio sulla schiena del Mago Junior. E stavolta l'atleta mascherato finalmente riesce a reagire. Attenzione, ma sì, si riesce. Irish Whip sui gradoni d'acciaio. E adesso Shane Thorne deve fare i duri conti con la realtà, perché lui ha sparlato di tutto lo spogliatoio, però adesso è arrivato il momento in cui deve dimostrare davvero sul ring questa sua prepotenza e furia agonistica. Attenzione, forse sembra reagire, ok, schianta all'angolo El Mago Junior. Guardate un po' che manovre, attenzione, però l'atleta mascherato reagisce subito con un doppio calcio. Attenzione, reazione stavolta di Shane Thorne, braccio teso, cosa vuole fare adesso? Aia, ginocchiata, ancora, aia, double axe handle, elbow drop, ancora un'altra che però va a vuoto, e il Mago Junior prova a reagire, mamma mia, un arm drag, adesso lo rialza, enziguri kick, che match. Attenzione, si rialza Shane Thorne, esegue una crucifix, niente, schienamento che non va a buon fine. Che match davvero combattuto, intanto una serie di calci e pugni di Shane Thorne, l'ennesimo calcio viene parato dal Mago Junior che lo mette a terra, forse lo vuole anche schienare, forse, vediamo, niente. Lo prende per il braccio e lo vuole lanciare dall'altra parte del quadrato. Aia. Esce intorno, se la svigna subito. Per poi rientrare sul ring. Attenzione, subisce un Irish Whip dal Mago. Guardate che DDT in versione tornado. Fenomenale. Adesso una serie di stomp del Mago Junior che lo rialza. Enziguri kick. C'è intorno adesso un po' in difficoltà. Rotola via, si rifugia sull'Epron Ring. Attenzione, cosa vuole fare il Mago Junior? Lo vuole bombizzare fuori dal quadrato. Mamma mia che manovra. Attenzione, prova a colpire Shane Thorne, che gli para il colpo e lo schianta contro l'Epron Ring. Adesso sulla transenna del pubblico. Russian Leg Sweep sulle transenne, mamma mia. Che violenza. Close line di quelle che fanno
Malissimo. Lo rialza ancora. Un calcio sulla nuca. E adesso cosa vuole fare? Va sul apron ring, si tuffa ed esegue uno splash. L'arbitro intanto continua a contare, i due sono fuori dal ring. L'arbitro arriva a 8, Shane Thorne torna sul ring, attenzione. Conto di 9. Il mago Junior non riesce a entrare, attenzione, forse ci riesce. Niente. E Shane Thorne vince per count out, ragazzi. Una vittoria abbastanza codarda, poiché poteva rimettere l'avversario sul quadrato, invece ha preferito non farlo. Ha voluto vincere in modo codardo per count out. Tutto in linea con quello che ha sempre fatto con i suoi promo sul ring. Tanta prepotenza e arroganza. Non si è voluto sprecare a sconfiggerlo sul ring. Voleva una vittoria semplice. Per lui una vittoria vale l'altra, non importa come. Pur sempre una vittoria è. E anche questo è vero. Spezziamo una lancia in suo favore, sto questo punto di vista. In attesa che magari gli si pari davanti un avversario di caratura maggiore. Match che il gioco premia, grandioso, 3 stelle e mezzo. Intanto siamo arrivati al Super Main Event, Easy Free, il campione in carica di NXT, contro lo sfidante Finn Balor. Questo match è veramente un super incontro a 5 stelle che promette davvero bene e ovviamente inizia ora. Eccoci qua ragazzi, inizia subito l'incontro. Easy Free parte subito alla grande, attenzione però, adesso abbiamo uno spinning kick di Balor, reazione del campione NXT che si rialza. Attenzione, Easy Free adesso è in fase di... niente? O per dire in fase di dominio. Subisce un re-ship da parte di Balor, si trova sulle prone ring, gli rifila un pugno, attenzione, e prova immediatamente uno small package. Uno. E niente ragazzi, il campione NXT ha voluto provare subito lo schienamento, niente da fare. Attenzione però, ginocchiata in rincorsa, e Finn Balor al momento è a terra e subisce un'altra re-ship, va all'angolo. Easy Free lo schianta con uno Stinger Splash. Adesso gli rifiuta una serie di pugni sulla schiena. Questo incontro ha davvero tanta roba in palio. La cintura principale del roster giallo, ragazzi. Body Slam ancora del campione. Finn Balor al momento sta subendo. Easy Free veramente se l'è legata al dito. Ciò che gli fece Finn Balor quando si sfidarono sul ring alcune settimane fa, vi ricordate? Partì una zuffa di quelle clamorose. Intanto Finn Balor continua a subire, veramente non riesce a reagire, continua a subire una serie di colpi di Easy Free, pugni e chop di quelle che fanno davvero malissimo. Spezza schiena. Ancora Easy Free continua, niente, subisce un colpo da parte di Balor, ma reagisce il campione con un bel pugno. Un braccio teso e Finn Balor vola fuori dal ring. Tanto i due vogliono scontrarsi fuori dal ring. Guardate, corrono entrambi ad avere la meglio Easy Free con questo super ginocchio alto in rincorsa. Irish Whip pesantissima vicino ai gradoni. Attenzione. E vuole già chiudere. Attenzione, cosa vuole fare? Niente, vuole provare una mossa, un suplex, niente, Finn Balor lo respinge con un drop kick. Intanto l'arbitro continua a contare, i due rischiano di perdere per count out. Ginocchiata di Easy Free, attenzione. Prova un braccio teso, ma Finn Balor lo evita e ritorna sul ring. Attenzione. È arrivata a 8. Attenzione, Easy Free torna sul quadrato per rispedire fuori Finn Balor. Adesso va sul apron ring e vuole tuffarsi. Elbow drop sulla schiena di Balor.
Mamma mia che match, ragazzi. Attenzione, spezza schiena del campione. Finn Balor è messo malissimo. Attenzione, EC3 prova la sua manovra speciale. Eccola qua. Lo schianta a terra. Attenzione, e forse vuole provare anche la 1% fuori dal ring. Sì, ci riesce. La prova e l'esegue. Mamma mia, ragazzi. L'esegue fuori dal ring. Attenzione. Adesso manca solo lo schienamento vincente. Deve riportare Balor sul quadrato per provarci. Lo rimette sul ring. Prova lo schienamento. Attenzione. Ci prova. E niente, ragazzi. Kick out al conto di due da parte di Balor. Ancora non basta. EC3, che vi ricordo, ha sconfitto Adam Cole a Takeover strappandogli la cintura. Attenzione. Il campione ancora dalla terza corda. Frog Splash, ragazzi. Che impatto. Uno, due. E niente. Finn Balor ancora non si vuole arrendere. Questo match, ragazzi, è fenomenale. Attenzione, EC3 prova a rialzarlo. Finn Balor esegue uno spezzamascella. Un doppio calcio. E il campione a terra. Attenzione. Però riesce a reagire. Ancora spezzamento di mascella. Ginocchiata al volto di Finn Balor. Vuole salire ancora sulla terza corda. Attenzione, ancora una frog splash del campione. Ci riprova. Uno, due, e niente. Ancora Finn Balor reagisce, però EC3 adesso lo rialza e vuole sconfiggerlo con una delle sue manovre peculiari. Mamma mia, ragazzi, una STO incredibile. Attenzione, il campione si carica. Guardate il gesto che fa. Attenzione, Finn Balor sta cercando di gattonare. Attenzione, si fibra alla 1%, ribaltata. Attenzione, Finn Balor lo mette a terra. Adesso gli rifila una serie di stomp. EC3 si rialza, attenzione. Aia, spezza schiena. Balor è ancora lì, attenzione. È all'angolo, cerca di rialzarsi a fatica. EC3 sa che può chiudere. Stinger Splash. E ora vuole volare ancora la terza corda. Ma guardate quanto è stanco il campione NXT. Mamma mia, ragazzi. Guardate un po'. Finn Balor è lì a terra e subisce un elbow drop. Dritta sulla schiena. EC3 prova lo schienamento, forse decisivo. Vediamo se va. Uno, due, niente. Conto di uno. Mamma mia, ragazzi. Conto di uno. Attenzione. Ancora EC3 all'arrembaggio. Prova una manovra di indebolimento alle gambe di Finn Balor. E vuole salire ancora sulla terza corda. Ma Finn Balor lo intercetta. Attenzione. Lo bracca lì all'angolo. Cosa vuole fare? Sale sulla terza corda. Attenzione. Ed esegue un superplex. Niente. Un Falcon Arrow dalla terza corda. E adesso lo rialza e vuole fargli davvero male. Attenzione. Lo schianta. Mamma mia, ragazzi. EC3 va sull'apron ring. Balor cosa vuole fare? Un suplex. Lo vuole rimettere sul ring. Mamma mia, ragazzi. Che impatto. Attenzione. Lo rialza ancora. EC3 però li piomba alle spalle, gli fila un calcio alla gamba, roll up, clamoroso, roll up, 1, 2 e 3, ragazzi. EC3 vince di rapina, come si suol dire, con un roll up e mantiene il titolo di NXT. Finn Balor si è fatto prendere troppo dalla eccessiva foga agonistica, è proprio lì che ha sbagliato lo sfidante, ha perso troppo tempo nel dare pugni confusionari. Mentre EC3 è passato subito al sodo e ha portato a casa la vittoria con un roll up clamoroso. Vedremo se Finn Balor accetterà di buon grado questa sconfitta, ma non credo. Avvenuta per roll up, tra l'altro. Quindi Finn Balor sarà infuriatissimo, immagino, dopo questo incontro. Però è colpa sua, ha perso troppo tempo con calci e pugni che servivano davvero a poco. Doveva chiudere con le manovre migliori. That was, ladies and gentlemen. After witnessing what we just saw, I think we may be seeing one of the most dominant champions in a very long time. What a spectacular championship match it was, ladies and gentlemen. Thanks for joining us.
Mamma mia ragazzi, su queste grandissime immagini si chiude qua questa super puntatona di NXT. Veramente, 3,5 stelle, grandioso questo match, ma anche secondo noi. Abbiamo una nuova campionessa femminile di NXT. Toni Storm e AC Free ha mantenuto il titolo contro Finn Balor, ma secondo me tra i due c'è ancora davvero tanto da dire in questa super rivalità. Intanto è stato appena annunciato adesso dalla dirigenza che settimana prossima avremo un super main event, champion vs champion, AC Free campione di NXT contro il campione nordamericano di NXT, il super imbattuto Jackson Ryker. Mamma mia ragazzi, per settimana prossima ci sarà una super puntatona di NXT. Mamma mia ragazzi, tantissima roba. E poi un altro super incontro, Shane Thorne reduce da una serie buona di vittorie contro Tony Nese. E tanto tantissimo altro. Vi aspetto per la prossima puntata. Lasciate like se vi è piaciuto il video, ma assolutamente iscrivetevi al canale per farlo crescere sempre di più. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!